Se fossi stata in Sicilia ti avrebbero già tagliato la testa. Giri sempre sola con la macchina e all'improvviso potrebbe succederti qualcosa. Una lettera di minaccia è stata consegnata al consigliere di minoranza del comune di Novi Velia, Giuseppina Speranza. L'anonimo mittente, dopo una serie di offese personali, la definisce donna dai facili costumi. Fa un chiaro riferimento all'operato politico svolto dalla Speranza dai banchi dell'opposizione. L'invito è quello di smetterla con le autorevoli interrogazioni protocollate in comune. 2 mesi fa Speranza ha presentato un'interrogazione sui lavori della pavimentazione di Piazza Longobardi e Corso Positano, costati quasi 1 milione di euro. Recentemente un'ulteriore interrogazione è stata presentata sull'area PIP. Non voglio accusare nessuno, dice la donna visibilmente sconvolta, ma devo aver toccato un tasto dolente su cui farà chiarezza la magistratura. Ieri mattina il consigliere di minoranza ha presentato denuncia ai carabinieri della stazione di Vallo della Lucania. La lettera intimidatoria è stata lasciata nella notte tra lunedì e martedì nella cassetta della posta della sua abitazione. Il documento, ripiegato per 3 volte, era senza timbri, solo il francobollo su un foglio bianco spillato. La lettera è stata lasciata da qualcuno che non ha avuto timore a inoltrarsi nel centro storico di Novi Velia e avvicinarsi all'abitazione di Giuseppina Speranza. È la seconda lettera anonima arrivata alla sua attenzione. La prima risale allo scorso aprile, in occasione della campagna elettorale. In quel caso il mittente si era limitato ad offese personali. Ora la situazione è ben diversa. Per questo Speranza ha deciso di denunciare l'accaduto. Si dice preoccupata e allo stesso tempo indignata. Non mi voglio paragonare a Vassallo, dice, ma quello che ho ricevuto è un chiaro atto intimidatorio. E non va sottovalutato, perché il Cilento non è un'oasi felice.